Ciao e ben ritrovati, su questo video volevo parlarvi di un software recupero dati per Android molto ma molto interessante, si tratta di alt data per Android eh, che ci permette di recuperare dati da tutti gli scenari, se abbiamo rotto lo schermo, se il telefono è caduto in acqua e via dicendo, possiamo andare praticamente se non abbiamo accesso al nostro dispositivo, con questo software possiamo andare a recuperare tutti i dati, foto, video, mail. Eh, Qualsiasi dato possiamo andare a recuperarlo in maniera facile facile, eh, praticamente ci fa la scansione l'anteprima di tutti i dati persi o cancellati, anche accidentalmente. Eh, possiamo andare a ripristinare Whatsapp ed estrarre i contatti, messaggi, foto, eccetera. Quindi anche ehm, eh, ad esempio, anche le foto, video, eccetera, dei, che abbiamo salvato da Whatsapp e in più, supporta naturalmente tutti i dispositivi Android. Eh, disponibile sia per me che per Windows, questo è il sito, potete darci un'occhiata eh, qui. Vediamo infatti tutti gli scenari possibili che possono capitare a chiunque: quindi, se abbiamo un errore o crash di sistema del telefono, oppure se abbiamo perso i dati durante un root routing eh, o danneggiato dall'acqua e via dicendo. Anche allo schermo Rotus abbiamo eliminato accidentalmente i nostri dati. Eh, devo dire che eh, io lo provo da tempo l'ho usato solamente qualche volta però devo dire che eh, oltre a quelli che mi va a recuperare più di quelli che ho cancellato ad esempio se eh, avete cancellato anche foto vecchie di anni ve li va a recuperare non solamente quelli recenti qui vediamo tutti i dati che può Recuperare quindi, dalle foto chiamate, cronologia delle chiamate, contatti, tutti i file PDF, WhatsApp, tutto quello che riguarda WhatsApp, eh, quindi messaggi e le email. Eh, qui naturalmente potete eh, andare a visitare il sito. Qui vedete che WhatsApp va a recuperare WhatsApp e tutto quello che riguarda i contenuti che avevamo dentro le nostre chat e in più eh, questo prodotto ci permette veramente di eh, avere a portata di mano eh, anche una volta recuperati sal poterli salvare sul computer, quindi averli anche sul nostro PC. Questo è il sito, come vi ho già detto, potete darci un'occhiata, sono eh, tutti i prodotti quindi degli amici della Tenorshare che eh, devo dire ho sempre provato i loro prodotti mi sono sempre trovato bene quindi vi consiglio se avete questo problema di usare questo prodotto perché è veramente molto molto interessante ora andiamo a fare una prova pratica quindi detto questo io vado a scaricare e installare il software vediamo che è disponibile sia per windows che per mac e una volta installato avremo questa interfaccia. Vediamo che è molto semplice da usare eh, queste varie opzioni da cui possiamo andare a recuperare dati sia da Google Drive, da WhatsApp Business, oltre al recupero dati persi in generale e anche da WeChat. A questo punto andiamo a collegare il dispositivo da cui vogliamo recuperare i nostri dati. Bene, una volta collegato tramite USB... A Questo punto andiamo a, eh, quindi a cliccare sulla voce interessata. A questo punto, io vado a fare recupera dati persi. A questo punto, ci avvisa che dobbiamo abilitare il debug di eh, debug USB per continuare. Quindi, per fare questo, dobbiamo andare a, ad abilitare la, eh, le opzioni di sviluppatore. Quindi, andiamo sul nostro dispositivo Android. In impostazioni. Dopodiché, dobbiamo andare su, sulla voce di info del telefono e varia da telefono a telefono nelle impostazioni. Quindi andiamo eh, in informazioni software. In questo caso dobbiamo cercare la voce build che quindi dovrete cercarla, è sempre nelle informazioni del vostro dispositivo e dobbiamo con il dito continuare a cliccare finché quindi non si attivano le opzioni di sviluppatore a questo punto andiamo ad abilitare il debug di usb a questo punto dobbiamo andare a cercare le opzioni di sviluppatore come vi ho già detto varie da telefono a telefono ma basta cercare che la trovate quindi opzioni sviluppatore vediamo in questo caso io ce l'ho in, in basso dopodiché Scorriamo verso il basso, vediamo che eh, le opzioni di sviluppatore ce le ho attivate. Bene, a questo punto eh, vediamo debug USB. Andiamo ad abilitare questa opzione, quindi diamogli l'ok. OK. Quindi a questo punto possiamo andare anche a consentire sempre il riconoscimento. Del nostro computer, a questo punto appare la schermata dove possiamo andare a scegliere quali dati recuperare, quindi dai contatti ai messaggi, chiamate, eh, quindi oltre alle foto, video, audio e documenti. Bene, a questo punto io vado a fare una piccola prova. A questo punto vado sul dispositivo, vado nella galleria. E provo a, a cancellare tutti questi tutti questi file quindi queste foto vado ad eliminarle tutte vado a svuotare anche il cestino per essere sicuro di eliminarli definitivamente per poi andare a recuperarli a questo punto eh, andiamo a scegliere quali voci mantenere se eh, tutti i dati Compreso i contatti, messaggi, eccetera. Io lascio solamente foto, video, audio, documenti e eccetera. Bene, non resta altro da fare che attendere la fine della scansione. Se vi esce fuori questa schermata, di dargli il consenso, quindi l'accesso ai contatti, ai video, quindi alla galleria, eccetera, giusto per fare una scansione completa del dispositivo, altrimenti non, non ve la fa. Quindi andare a consentire. Eh, tutte le voci per poi attendere la fine del processo io in questo caso l'ho fatto solamente per qualche decina di foto quindi per farla in maniera breve ma se avete tanti tantissimi file da recuperare è ovvio che ci metterà molto molto più tempo però l'importante è recuperare tutti i file eh, questo programma è molto interessante in quanto anche se andiamo a perdere il telefono, nel senso se non va più la schermata, non possiamo più avere accesso, possiamo andare a recuperare i nostri dati. Eh, a questo punto, una volta finita la scansione, qui vediamo che ha recuperato anche qualche documento, possiamo andare a selezionare tutti i file oppure anche singolarmente. Per poi andare a salvarli sul nostro computer. Stessa cosa per tutti gli altri file. Si seleziona e si salva sul nostro computer per poi rimetterli su altri dispositivi. Una volta che abbiamo finito possiamo andare a... possiamo tornare alla schermata principale oppure rifare un'altra scansione. Bene, a questo punto come avete visto questo è un programma molto molto interessante per chi necessità di recuperare dati da qualsiasi dispositivo sia android che iphone ipad bene ragazzi con questo è tutto spero che il video sia stato utile se lo è stato un bel like e non dimenticatevi di iscrivervi al canale per seguire tutti i miei prossimi video e alla prossima ciao